della corsa, è bella dell'emozione, è bella della gara, Pucciano, iniziata numero 3. Ma sai, le novità sono tante, a iniziare dal percorso l'abbiamo un po' modificato perché visto questo quarto tremendo che sta facendo l'abbiamo portato 700-800 metri in meno rispetto ai chilometri standard che sono 10, quindi è un 9,3. Poi sai, abbiamo modificato lungo il percorso alcune delle piogette, cose per rendere un po' la gara più affascinante e poi ancora una volta abbiamo portato atleti di livello assoluto, quale Antonello Satariale, veramente ragazzi che corrono sui 30-40 km, veramente una gara bellissima. Senti, quanti partecipanti? Quasi 300, sai, considerando il periodo estivo, questo caldo tremendo che sta facendo, è un bel successo per me, soprattutto per la società, soprattutto anche per Bucciano, perché questo è segno che Bucciano risponde bene, Bucciano è un paese ospitale, quindi va bene così. Della Web TV insieme a noi, è appena partita la gara, l'edizione numero 3 della gara di Bucciano. Queste sono le belle emozioni che ci regala la Podistica Valle Caudina e l'intera comunità di Bucciano, che se non erro, intera comunità buccianese. Fieri e soddisfatti per questa manifestazione noi siamo. Ringraziamo gli organizzatori e tutti quelli che ci danno l'onore di ospitare questa gara, perché Bucciano è il paese dello sport. Noi stiamo realizzando tante strutture per lo sport, abbiamo un campo di calcetto in erbetta, adesso abbiamo realizzato un campo da tennis, abbiamo in appalto il campo a 11, anche quello in erbetta, completamento della palestra comunale, quindi lo sport insieme alla scuola ovviamente è una delle priorità assolute di questa amministrazione. Ovviamente non solo interventi, non solo infrastrutture, ma anche manifestazioni, cose cosiddette immateriali. Noi siamo presenti, ci siamo, ci saremo sempre, perché riteniamo che il Paese meriti questo onore e noi faremo sempre del nostro meglio per onorare chi ci viene qua a fare queste manifestazioni. Finito il Ramadan, ritorna vincitore anche ieri, in verità Isola Liri si è imposto. Sì, finito giovedì pomeriggio, era l'ultimo giorno, adesso ho iniziato nuovamente gli allenamenti, sto bene, io ho fatto 11 km all'Isola dei Liri, era un po' più difficile, comunque l'ho vinta e oggi è stato un altro piacere di venire qua a Bucciano, che veramente mi fa piacere fare questa bellissima gara.